Bene, iniziamo. I cicli. Non dico delle teste sì, cazzo, se firmano, ma comunque. I cicli. I debiti, chi li paga? I cicli. È una domanda, non c'è senso. Appunto. Per il tesoriere Maurizio Turco. I cicli. È sufficiente per animare il dibattito congressuale, ovviamente per decerorbi lesi, i cicli, dire che c'è 1 milione, ci dica come è fatto, quali sono i creditori, quali sono i debitori, magari si scopre che il debitore coincide con il creditore, può capitare, no? Per accidente che il debitore coincidi con i cicli. Se ci hai chiamato per dibattere di cose serie e non di cazzate. I cicli. I cicli. Pannella e te non c'entrate nulla. Nulla. In termini politici, di azione politica, non ha detto di attività politica. A me non mi ha detto mai, non capisci un cazzo però. I cicli, quel tipo di partito che non è quello originario che presenta volontario, non violento, eccetera, eccetera, che presenta che non è stato, ma che si basa su questo, è un partito che non serve a un cazzo. I cicli, di che cazzo discutiamo di una riunione precongressuale, se non cazzo del congresso, e quindi che cosa dobbiamo fare di questo soggetto che non si convoca da 5 anni, che ha anche 1 milione di debiti? I cicli. Che cazzo stai dicendo? Te lo ripeto. Che ribadisce. I cicli. Ribadisco, perché questa ti stai inventando storie perché tu sei stato assente. È il livello della discussione e delle delle riflessioni. I cicli. Per un lungo periodo ci hai avuto sul cazzo Marco Pannella. Ecco, molto francamente, è così. Ha confessato che non conosceva più un cazzo e non sapeva manco che c'era stato il Senato, che ci stava un cazzo. No, scusa, mi rompi il filo, scusa, mi confondi? I cicli. Che cazzo si doveva fare? Che cosa si doveva colpire meglio con i soggetti costituenti? Non ci sono iscritti transnazionali, chi cazzo le vanno a fare, robè? I cicli. I cicli. Con questo non voglio dire che tutti i soggetti costituenti non hanno mai fatto un cazzo. No, non voglio dire questo. Sembra quasi che o Partito Radicale ha danneggiato tutta la Madonna. I cicli. Tutta l'organizzazione, tutta la galassia, chissà che cazzo ha fatto sto partito che non c'è più. I cicli, eccetera, eccetera. Poi esce un Senato che non si è mai riunito, non ha mai fatto un cazzo. I cicli, non ha mai fatto niente. E bello e buono, mo, si è rotto il cazzo del Senato, dei soggetti costituenti, eccetera, eccetera. I cicli. Chi l'ha organizzato su quasi congresso? L'hanno organizzato i soggetti costituenti, secondo le regole che stanno iscritte nello statuto. Che cazzo me ne fa gli iscritti? I cicli. Allora Marco, arrivato a un certo punto, si è rotto cazzo, ha capito come stava la situazione? Noi non abbiamo fatto un cazzo, compreso te e compreso tutti quanti. Che cazzo dovevano fare gli iscritti? Si sono rotti il cazzo. I cicli. Quindi chi fa finta che non ha sentito un cazzo? Penso che non ci sia mai stato i cicli. Una preparazione di congresso così diffusa. I cicli. E anche, come dire, approfondita. I cicli. Così ci facciamo i cazzi nostri tranquillamente, è andata così. I cicli.
dal mio punto di vista, i cicli, non sono sicuro ma ne sono certo, lo dico un'altra volta, è andata così, io lo so che è andata così, i cicli. E ci siamo rotto un cazzo e a mitte boh basta, non hanno fatto più un cazzo, non ci hanno convocato più un congresso, chi? Ma un zio Turco, i cicli, oppure qualche demente che sta parlando, i cicli, ma che cazzo stiamo dicendo, robè? I cicli, non me ne siete mai fottuto un cazzo, potevano pure quella parte che sta rompendo il cazzo, i cicli. E trova il pelo nell'uovo, eccetera, eccetera, lo sa benissimo, scusa, i cicli. Ma ci sta questa difficoltà, e mo come si fa? I cicli. Questo come si fa? E su questo come si fa? Cosa assurdo, impossibile, che a forza ci stiamo su problemi, che la tua problema. I cicli. Chi su fatto, eccetera, eccetera. I cicli. Sì, perché ci siamo rotti il cazzo? I cicli. Perché non avete mai fatto un cazzo per arrivare a un congresso come lo dici e come lo vorresti tu? E mo bella buona colpa a nost. I cicli. Quando sbagliavo ti facevi pure una cazziata. Abbiamo pigliato un cofre di cazziate. Ci siamo imparati un sacco di cose che cazziate. I cicli. Senza fare cazziate, non fare un cazzo. La classe dirigente che non c'è, deve uscire da questo congresso che si è rotto un cazzo. I cicli dei dirigenti che però non riescono a fare un congresso. I cicli. E allora che cazzo stiamo dicendo? I cicli. Ora, se qualcuno vuole venire a dare una mano per l'organizzazione congresso, che cazzo aspetta? I cicli. E allora noi iscritti, perché sono un iscritto al Partito Radicale, ci siamo rotti il cazzo. I cicli. E allora lo convocamo, poveri, i cicli. Qua c'è stato questo cazzo di dibattito pro congressuale. Niente di me, niente di me. State schiattando i pal. I cicli. Che cazzo l'ha fatto, Marco? I cicli. Pronto, mi sentite? I cicli. Pronto? I cicli. Scusate, sì. Mi date... Ok, grazie. I cicli. Può essere una cosa che si decide tranquillamente che non gliene frega un cazzo a nessuno. I cicli. Che cazzo dico? Dico io, dico che cazzo mi pare, va bene? Dico che cazzo mi pare. I cicli. Dice una stronzata, perché il collegio sindacale è un organo di controllo, mentre il Senato non è un organo di controllo. Che cazzo controlla il Senato? I cicli. Anche da solo non ha bisogno né di un terzo, né di una maggioranza, né di un cazzo. I cicli. Sono in disaccordo con te! Hai detto per 35 minuti la stessa cazzata e io la ripeterò per 35 minuti. Sono in disaccordo con te! Adesso mi fai parlare? I cicli. Fate delle stronzate come radicali che secondo me sono come cazzo dicono sesquipedali. I cicli. Del codice civile, che cazzo ne so io del codice civile? Non me ne frega un cazzo, io voglio sapere soltanto, me lo dica Flavio, mi assicuri che come cazzo si fa l'assemblea il 26 chiusa a Re Bibbia, nessuno potrà andare a contestare l'assemblea dicendo che c'è stato un abuso di potere. I cicli. Questo mi interessa, altrimenti andate a fare l'ex articolo 700, fate che cazzo volete. I cicli. E come cazzo fa Radio Radicale a mettere che è la riunione del Senato? Io mi incazzo! Mi vengono le bolle! I cicli. Poi che cazzo volete fare? Volete fare... che cazzo è una cosa con il Marocco, con... I cicli. Con tutti questi stronzi, capito? Questa merda che viene fuori dal Partito Radicale. Ah, questi stipendiati hanno lavorato. Cazzo, quello sono 30 anni che sta lì. Ma dovrà campare, dovrà far pagare l'affitto. Che cazzo gli dici? I cicli. Chi cazzo sono? I cicli. Era la lista Pannella. Era la lista Pannella. Decideva Pannella. Cazzi suoi. Cazzi suoi, dove eri tu quando faceva la lista Pannella? I cicli. Come la
ma che cazzo stai a dire? Che stai a dire? Che stai dicendo? Che stai a dire? Numero 3. I cicli. Vogliamo dopo quanti cazzo di anni smettere di marciare sul cadavere di Luca? Perché a me questa cosa mi sta proprio sul cazzo. Chiamate l'associazione Max Fonelli, che ne ha il diritto. Marco. I cicli. E la domanda è... La vuoi finire? Per quanto riguarda... Finire. Capisci? La vuoi finire? Ma chi sei? L'inquisitore. Sei l'inquisitore. Sei l'inquisitore. I cicli. Ma quello che hai detto tu, ma quello che hai detto tu prima, ma quello che hai detto tu prima, Roberto Ciccio, fallo finire. I cicli. A me interessalo, che ne so. L'avvocato ha detto che ma hai detto una donata, se ma quello che hai detto tu è denuncialo. Ma dai, ma che stai dicendo? Motivi, ma che stai di farlo finire di parlare? L'unico modo è per registrarlo. Lo interrompi per non farlo finire di parlare. Lo interrompi per questo. I cicli. Cosa? Scusa Roberto Ciccio Messere, fai dire l'intervento per cortesia. Roberto Ciccio, Roberto Ciccio Messere, fai finire l'intervento per cortesia. Roberto Ciccio Messere, un po' di educazione, puoi far finire l'intervento. Roberto Ciccio Messere, un po' di educazione, puoi far finire grazie. I cicli. Roberto, mettiamo agli atti che Roberto Ciccio Messere di fronte a 20 persone. No, scusa, per fatto personale, mettiamo agli atti che di fronte a 20 persone Ciccio Messere mi ha chiamato coglione. I cicli. Siete testimoni? Ok, perfetto. È un congresso straordinario. Per... I cicli. E l'avvocato mi vuole picchiare. Gli ho detto dopo ci vediamo fuori. Quella è la cosa che ti è sempre piaciuto quando ti picchiano. I cicli. Quello ci siete sempre un campione da questo punto di vista, ma non funziona più, non funziona più. I cicli, i cicli. Ha ragione Antonio Cerrone. I cicli. Ha ragione Cerrone. I cicli. Di fronte a quelli che non hanno fatto un cazzo. I cicli. Ha ragione Cerrone. I cicli. Io dico manco per il cazzo questa cosa. I cicli. Ha ragione Cerrone. Ha ragione Cerrone. Ha ragione Cerrone. È chiaro? I cicli. Non ti è mai fregato un cazzo a te di quello, Roberto. I cicli. In 40 anni a te di quello, non... Roberto, non in ti è 40 mai anni fregato un cazzo. Congressi che non hanno, capito? Che hanno impedito. E non ti è fregato un cazzo dall'inizio della tua storia, da ma quando dite ti delle conosco. Cose ridicole. Ma... I cicli. Non gli è mai fregato un cazzo del passante che doveva entrare al congresso all'ultimo minuto. I cicli. Non te ne è mai fregato un cazzo a te del passante, non me l'hai e adesso mai ti frega del passante. Non me l'hai mai detto. Ma per magari, favore, Roberto, no, non ci rimane. I cicli. Non me ne frega un cazzo. I cicli. La cazzata dell'amnistia. Quindi è vero che lui del detenuto non gli frega un cazzo, ma neanche dell'imputato. I cicli. Ma guarda, io vorrei che arrivasse sto cazzo di passante davanti alla Bibbia. È chiara questa cosa qui? O non te ne frega un cazzo di questo? I cicli. Cioè, poi, questi cazzo di passanti ai congressi, ma io li voglio vedere. I cicli. La democrazia è un cazzo, sono dei coglioni. I cicli. Perché come dice Antonio, alla fine si sono rotti il cazzo, non c'è stato un cazzo. I cicli. Ma che cazzo me ne frega degli valori del segnale? Ci sono quelli che dicono... lanciamo un segnale, c'è il valore simbolico, io il cazzo che portano a dentro. I cicli. Sentivo prima Antonio, che non vedo, con tanta passione dire che ci sono i genitali rotti. I cicli. Allora ci siamo adesso? No, non ci siamo, sì. I cicli. I lanciatori di merda, i famosi lanciatori di merda. I cicli. Qui c'è il contratto con cui comprare Radio Napoli, prima la diedi a Pannella. I cicli.
perché era necessario che fosse Pannella, e io mi sentivo garantito da Pannella, ma mi sento un po' meno garantito, no? I cicli, pagando cifre concrete, essendo la seconda radio, poi viene quella di Torino con cui si rendeva nazionale la radio stessa. I cicli. Organizziamolo, facciamolo fuori, facciamolo dentro. Sono tutte cazzate. Siete stati tutti cooptati. I cicli. È chiaro, compreso il sottoscritto, che però una cazzata se l'è fatta per cazzi suoi. I cicli. Radicali per il sì, sì per i radicali. Ma che cazzo scrive? Ma smettiamolo con queste cazzate. I cicli. E quanti cazzari abbiamo avuto nella vicenda radicale? I cicli, i cicli, i cicli. Che cazzo parliamo? Ma state scherzando? Ma state veramente scherzando? Mi volete collocare essendo all'altezza? I cicli. Ma credo che il contesto del dibattito, forse se lo risentite, è veramente imbarazzante. I cicli. Che cazzo vuol dire quindi? Che cazzo vuol dire quindi? Tu che cazzo hai fatto al congresso di Genova, visto che te ne sei andato anche tu a Parigi e avete fatto lega comune rispetto a certe cose? I cicli. Cosa siamo a parlare? Cosa siamo a parlare? Avete tutti sparato alzo zero e siccome io ho le palle e resisto, non sono stato massacrato da voi. I cicli. Cioè, non ci diamo per il culo. C'è un margine. Il vero margine è questo, sono dei cazzari che non hanno in testa nulla. I cicli. I cicli. Questo referendum c'ha un tema che fa cagare e c'ha un'opposizione che fa più cagare del tema del congresso. Cosa volete che possa dire i radicali in termini di governo politico della situazione di questo paese? I cicli. Verrà Di Maio a governare, ma che cazzo governa Di Maio? Il nostro compito, cazzo, è fare i radicali e di descrivere quello che nel giro di 2 o 3 anni potrà essere. E qui Gianfranco e Emma devono essere all'altezza del loro ruolo. I cicli. Ma il Giovanni Negri, che è ritornato in campo dicendo anche delle cazzate, perché vi ho letto questo, potrei dirvi della lista Giannini che era fottutamente fatta contro i radicali. Quindi i cicli. No, tanto peggio, tanto meglio un cazzo, perché tanto peggio di questi qua non andiamo da nessuna parte, caro Roberto. I cicli. Io so io e voi non siete un cazzo. I cicli. Perché vuol dire che il gruppo dirigente, desta minchia si dice a Palermo, si deve fare da parte. I cicli. E non deve organizzare un bel cazzo. I cicli. E che cazzo, siamo quelli che ripetiamo. I cicli. E da 3 mesi a questa parte, dentro sta baracca, non si fa altro che fare esattamente la stessa cosa. Cioè è diventata la casa della libertà, dove ognuno fa i cazzo, quello che cazzo gli pare. I cicli. I cicli. Marco Pannella ne faceva un vanto, cazzo, quando gli avvocati radicali erano messi a disposizione. I cicli. E invece adesso c'è la censura. I cicli. Perché? Perché Diranno e Rosso di Vita. I cicli. Fanno parte dell'altra fazione. Filomena, leggi i comunicati, cazzo. I cicli. Allora come cazzo si fa a dire poi, adesso facciamo il lavoro comune quando ci sono queste coltellate alla schiena? I cicli. I cicli. E neanche a dire, per esempio, cioè quel, fortunatamente ministro Orlando e il ministro della salute sanno benissimo, ma perché poi vengono scritte anche cazzate. I cicli. I cicli. Sono cazzi miei? Decido che per me è più importante fumare o avere il telefonino? Non ci vado, ho esercitato una mia scelta. I cicli. Che cazzo abbiamo fatto noi rappresentanti dei soggetti costituenti per prepararlo? I cicli. Io non ho mai assunto nessuno. I cicli. Io non ho mai assunto nessuno. I cicli. Io non ho mai, in 40 anni non ho mai assunto nessuno. I cicli.
Hai capito bene? I cicli. Non ho mai assunto nessuno. I cicli. In cui ognuno si faceva i cazzi suoi. E comunque c'era gente che dava soldi al partito per consentire di farsi i cazzi loro. I cicli. Capito? I cazzi loro. I cicli. Hai capito? Li abbiamo firmati noi, non tu. Li abbiamo firmati io e Marco. Va bene un cazzo. Li ho firmati io e Marco. I cicli. C'è anche la radio. Ma perché per te la radio è una cosa che non vale un cazzo. I cicli. Vale tanti soldi, ma non vale un cazzo. I cicli. E c'è il problema del brand, no? Vabbè, il problema del brand vale tanto, l'abbiamo vista ai comunali quanto cazzo vale il brand radicale. I cicli. Ci ha rotto i coglioni per 40 anni. I cicli. Lo sai che succede? I cicli. Non avevi capito un cazzo. E quando Marco lo diceva, io l'ho capito adesso, pensavo che Marco quando diceva che non capivi un cazzo del partito, non della tua sapienza su tutto il resto. I cicli. Tu del partito, dei compagni, non te ne è mai fottuto un cazzo. E non... niente, un cazzo. Per te non è successo niente. Tutto quello che ha detto Angelica, che cazzo ne sapevi? Ha portato qualche miliardo, ha fatto agora. Ma c'è una fila di gente che ha portato miliardi. I cicli. No, io non ho pagato mai Matteo Angeli, che cazzo sai a dire? Si sparano cazzate gratis. I cicli. Ti ho detto che io non ho assunto nessuno dal 2005. Io. Cazzo sei... I cicli. Ma che devo dire, che Laura Conti è una testa di cazzo. Prenditi il brand, hai capito? Il brand. Quella è la nostra storia, non è il brand, hai capito? I cicli. Quella è la nostra storia, non è il brand. I cicli. Non è il brand, hai capito? E comunque, io penso che dobbiamo cercare anche su, se ci saranno altre riunioni, di stare sul punto, e il punto è... I cicli. Il partito. Cioè, noi dobbiamo tirar fuori le cose che non hanno funzionato. Le cose che non hanno funzionato. Per esempio, Ciccio Messere non si è accorto che Radicali Italiani deve al Partito Radicale 60.000 euro di iscrizioni al Partito Radicale. Lui gliene frega un cazzo. Non gliene frega un cazzo. I cicli. Non fa niente. Alle direzioni c'è, restavi zitti. Alle direzioni. I cicli. Alle direzioni c'eri e stavi zitto. Quindi io sto nelle stesse condizioni di Antonio. Dici, ma che cazzo gli ha fatto Pannella? O che cazzo gli abbiamo fatto noi? I cicli. Non ho capito. Non lo vuole dire, vabbè. Ma anche noi, vabbè, che ti abbiamo fatto? Come cazzo è possibile questa cosa? I cicli. Perché? Cioè, dillo qual è il motivo. Il brand. E cazzo, e prendi di sto brand, basta che la finiamo. I cicli. E cazzo me ne frega di Hillary Clinton. Ma perché tu voti Hillary Clinton? I cicli. Ha richiamato il notaio, che cazzo ne so. No, tu mi vuoi spostare l'attenzione sempre su altro. Se puoi fumare, se puoi pisciare, se puoi cagare, chi porta la carta igienica. I cicli. Ma che cazzo me ne frega? I cicli. Ha ragione Cerrone. I cicli.